lungo periodo. Che questi punti fermi nello specifico sono che, diciamo che nell'ambito appunto del PUMS, la giunta capitolina con delibera 113 del 2017 ha individuato questi punti fermi, chiamati punti fermi, cioè proprio dei progetti, delle invarianti di questo piano. E nel tempo. Invarianti, specifichiamolo per chi ci segue, vuol dire che sono delle opere che non possono modificarsi, non possono cambiare, sono quelle che Esatto, sono che fissate. sono quelli, hanno nome e cognome. Nel tempo sono stati redatti i progetti di fattibilità della tranvia Togliatti, che attraversa ben tre municipi, che è da Ponte Mammolo a Cinecittà, la tranvia Tiburtina, cioè il collegamento praticamente da Piazzale del Verano fino alla stazione Tiburtina, Piazzale Lato Ovest, e della Giardinetti, cioè della tranvia Termini Tor Vergata, cioè la trasformazione appunto dell'attuale Roma Pantani in tranvia. E questi progetti sono stati redatti, sono stati consegnati al Ministero dei Trasporti che hanno ottenuto i fondi per la realizzazione. Questo in quanto tempo, più o meno? Beh, un paio Un d'anni. anno, E sono progetti abbastanza molto complicati, insomma, ok. che è un progetto quando attraversa, è lungo, attraversa vari municipi, tutto incontra una serie di problematiche, di Difficoltà, difficoltà, certo. ovviamente. Anche E perché si va a intervenire in un territorio, no? consolidato, esatto. E che stiamo facendo invece oggi? Oggi invece, e dovremo consegnare a gennaio, da gennaio del 2021, sempre al Ministero dei Trasporti, sempre per l'ottenimento anche qui dei fondi per la realizzazione di queste opere, altre due tranvie. Dunque, la prima è la prosecuzione dell'attuale 8 che si ferma a Piazza San Marco, prima di Piazza Venezia, e la prosecuzione su Via dei Fori Imperiali, via Cavour, via Lanza fino a Piazza Vittorio, dove qui praticamente incontra le linee 5 e 14. E arriva fino a Termini. Il secondo progetto di fattibilità, sempre che dobbiamo consegnare al Ministero dei Trasporti, è la TVA. Che cos'è questa TV? Che sembra una TV. TVA, no, invece no, Sì, è una cosa molto più no, no, ma seria. lo dice proprio, Non che la cioè, TV non lo no, sia, però no, insomma, no, parliamo di rete su ferro, è quindi vero. tranvia. Ah, no, ecco, lo Ecco, dice proprio comunque a sei Termini, dicendo. tipo la vedrete, Termini, Vaticana o Regno. Oh, perfetto. Termini, Vaticano, È Regno. Dobbiamo scritta sapere. corta, ma sono ben 8 km Che di cos'è questa tracciato. te? Ecco, quindi 8 km di Eh sì. tracciato. Come verranno realizzati questi 8 km di tracciato? Allora, intanto collega, praticamente, Piazza dei 500, per cui la stazione Termini, Sì. l'hub praticamente di Termini, passa nel centro di Roma per arrivare fino alla parte nord-ovest della città, fino praticamente a Cornelia. Vi racconto un attimo il tracciato perché non è semplice capirlo praticamente. Perché allora parte da Piazza dei 500, dove era l'Arcapolino, e scende giù per Via Nazionale, Piazza Magna Napoli, 4 novembre. E Piazza Venezia. Da qui prosegue su via del Plebiscito fino a tutto, attraversando l'Arco di Torre Argentina e tutto Corso Vittorio, passa sul Ponte Vittorio Emanuele. Passa sul Ponte Vittorio Emanuele. Complicato pure il passaggio. Complicato, e poi racconterò alcune cose sul Ponte Vittorio Emanuele, sul Ponte Pasa, Principe Amedeo Savoia-Aosta che è al ritorno. Intanto ricordiamo a chi ci sta seguendo che può scriverci alla nostra posta partecipazione@chiocciolaromamobility.it per ovviamente qualunque tipo di domanda per Francesco Canali, nostro ospite oggi. Quindi partecipazione@chiocciolaromamobility.it. E allora che succede? Qui sfiocca perché tra passato Ponte Vittorio Sì. sfiocca in due tratte. La prima tratta più corta, più breve, che porta a Piazza Risorgimento attraverso via Vitelleschi, via Porcari, Traspontina, via Porcari e si ricollega al 19, praticamente già al capolinea di Piazza Risorgimento dove arriva il 19.
Dall'altra parte invece gira in sinistra, sempre uscito dal ponte, gira in sinistra sul lungo del Rinzassia, attraverso Piazza della Rovere, gira a destra nel traforo Principe della Savoia Aosta, esce fuori e passa, diciamo, nel corridoio centrale già preferenziale dove oggi passa la gomma, il trasporto pubblico su gomma, di via Gregorio VII. Ah, ok. Attraversa Piazza è lunga, attraversa Piazza Pio XI, 8 chilometri e 16 chilometri di binari doppio per cui verranno impiantati. Mi siamo detti tra quanto la vedremo la realizzazione di quest'opera, visto che è un'opera così complessa, complicata. Come anzitetto noi dobbiamo il progetto a gennaio del prossimo 2020. Ah, quindi siamo proprio prossimi. Il progetto di fattibilità. Poi si andrà a un progetto definitivo, conferenza dei servizi e poi ci sarà in appalto integrato un progetto definitivo. Per cui speriamo in tempi brevi, ovviamente, ma insomma comunque. State lavorando a buon ritmo. Sì, stiamo lavorando a buon ritmo. Quindi questi 8 chilometri sì, fino ad arrivare praticamente agli inizi proprio della Avenida Sacchetti, praticamente noi arriviamo a Piazza di Giove Consulti, circonvalazione alla fine di circonvalazione Cornea, via Urbano II, gli inizi della Avenida Sacchetti. Aspetta che c'è una domanda per noi che ci scrive Paolo, ci scrive Paolo e ci chiede se la TVA scambierà con la metro C, ci chiede. Sì, la TVA scambierà con la metro C a Piazza Venezia. E infatti... E sono tutti felici e contenti di questa cosa. Sì, non solo a Piazza Venezia. A Piazza Venezia, infatti, il progetto prevede due banchine di fermata tranviale proprio su via Cesare Battisti. Ah, ok. Praticamente. E scambierà anche sul Corso Vittorio, perché è un tratto che la tranvia insieme alla metro C faranno in comune, sul Corso Vittorio Emanuele. Ah, Corso Vittorio Emanuele, sì. Esatto. Dice l'artista dello scambio. Aspetta, c'è anche un'altra domanda. Emanuela ci chiede, le vetture come saranno? Saranno le classiche o anche a batteria? Allora, questa è una domanda, questo interessa tutte e due le tranvie, devo dire la verità, perché interessa soprattutto la tranvia dei Fori, chiamata la tranvia Piazza Venezia, Piazza Vittorio, la tranvia dei Fori, perché transita, la tranvia dei Fori, parliamo un attimo intanto di quella, ovviamente transiterà su via dei Fori Imperiali, uscito da Piazza Venezia fino al largo Corrado Ricci, transiterà su via dei Fori, dove ovviamente non verrà messa rete aerea. Per cui le vetture dovranno essere bimodali, cioè nel senso vetture che dovranno funzionare sia col pantografo che si alzerà e si attaccherà ai cavi della rete classica, praticamente elettrica, o a batteria. E idem per la TVA, in quanto sicuramente sui ponti, che sono elementi storici, archeologici e tutto, non verrà messa ovviamente, o in altri punti anche naturali, storici, archeologici, valenza architettonica molto importante, non verrà messa la rete aerea, ma lì staccherà il pantografo e si abbasseranno e passeranno praticamente in batteria, come obbligatoriamente anche sotto la galleria casa. Sì, sì. Poi verranno rimpiantati, verrà messa la linea classica di rete aerea e potrà si rialzerà il pantografo e rientrerà il tram in questo modo. E raccontaci qualcosa della particolarità di questi interventi sul ponte. Noi stiamo facendo, è bello perché dunque, mi è piaciuta questa cosa, perché l'altra settimana, devo dire, siamo stati dal SIMO, dal Dipartimento Manutenzione Urbana, che si occupa della manutenzione dei ponti. Okay. Perché siamo andati lì, ovviamente dai colleghi, insomma, nel Dipartimento, a chiedere informazioni lunghi praticamente sui due ponti, Ponte Base e Principe Vittorio Emanuele. Okay. Allora, di cui il Ponte Vittorio Emanuele è costruito a fine 800, invece il Ponte Base, ammetto che l'ignoranza non lo sapevo, è costruito negli anni 30. Tutto in mattoncini. E ci hanno fatto vedere un progetto bellissimo di consolidamento del ponte, con delle opere addirittura anche in carbonio all'interno, che è stato fatto anche pochi anni fa.
Questo perché noi sopra ovviamente questi due punti andremo a piazzare l'armamento, per cui ci serviva l'informazione, ci si chiederanno informazioni e studi in questo senso che faremo praticamente sui due punti. Scusami, Francesco, ma non crea poi disagio alla viabilità di creare una struttura sul ponte? Cioè, com'è no, come perché tutte, anche gli altri ponti, Garibaldi o anche altri ponti, hanno il tram che transita sopra. Quindi avete fatto uno studio? Sì, si sta facendo uno studio. Perché i cittadini quando si interviene su una cosa si chiedono sempre la situazione migliorerà o peggiorerà facendo quest'opera, no? È la domanda classica che ci arrivano poi ogni giorno, ovviamente. Quindi allora, le domande che a noi ci pongono. Certo. Ecco, un'opera del genere, avete fatto uno studio prima, sì, ovviamente. Sì. No, è in questo momento che lo stiamo facendo. Abbiamo fatto uno studio molto, ma ora stiamo perfezionando lo studio da studio. Okay. Sicuramente che cosa fa? Il beneficio di una tranvia. Tu nel momento in cui hai un'infrastruttura così importante che ti porta per 8 km da una parte all'altra della città, che cosa vai a fare? Intanto ti sostituisce il traffico privato, è logico, perché tu se devi andare da una parte all'altra non hai più bisogno di prendere l'autovettura. E quindi più mobilità sostenibile. Bravo. Ed ecco perché ci vediamo proprio nel secondo giorno della settimana. Esatto. ma nello stesso tempo andiamo a ridurre, si andrà ovviamente a ridurre anche lo studio è in atto, ovviamente più approfondito, anche il trasporto pubblico su gomma, perché ci sono comunque dei percorsi che sono uguali praticamente a questi, e i percorsi bus ovviamente sono uguali, che sono uguali a tutti gli ultimi, capito? Che fanno lo stesso percorso, perché questo che cosa comporta? Anche sostenibilità, perché anche meno inquinamento, meno vibrazione, meno rumore. Certo. E meno vetture su gomma, perché il tram è molto più grande. Torniamo alla storia del ponte che mi affascina molto. È bellissima, perché che cosa ci ha fatto vedere sì. Il collega del dipartimento? Ci ha fatto vedere delle fotografie e ha promesso che ci farà entrare dentro ponte principalmente Rosa Conde Aosta. Bello. Perché ci ha fatto vedere il progetto e tutte le fasi di consolidamento di loro che sono entrati dentro il ponte, perché si era schiacciato nelle due arcate e si era spostato, perché la corrente del Tevere in sinistra praticamente l'aveva fatto leggermente rotare, per cui hanno dovuto consolidare il ponte, e ci ha promesso che gli studi che dovremmo fare il telemetro. Che bello, ma possiamo venire anche noi con le telecamere? Sì, secondo me sì, perché è un'esperienza bellissima, dalle fotografie e dalle grazie. Dai, sì, ci sapere, ti seguiamo. E torniamo a queste opere invarianti, sì. Punti fermi. Allora, è stato uno sforzo questi anni praticamente presentare questi progetti, perché anche qui la Togliatti, anche qui è un progetto lungo 6 km. Per cui attraverso, come ho detto, questi tre municipi, da Ponte Magna a Cinecittà, l'idea sarà quella anche di farlo proseguire una volta proseguito su Cinecittà, dopo Cinecittà. Non è facile, perché, come abbiamo detto prima, noi andiamo a incontrare molte interferenze. Stanno arrivando un sacco di domande per Francesco. Allora, l'avvocato Donzelli, salve avvocato, ci scrive: i ponti sono nati con i fili sul ponte Vittorio, sì. Sono passati tram dell'apertura al 1976 e i filobus dal 38 al 71 sul ponte Pasa passava il filobus 46. Sì. E allora, poi c'è Sara. Una precisazione, è vero. Però devo dire una cosa, che le vetture che ci passavano un tempo erano le stanghe a lungo di fine, cioè vetture piccole. E è vero che c'era la rete, ma la rete è stata da tutte le parti a Roma. La rete è stata da tutte le parti, però io sono dell'avviso che se possiamo salvaguardare, secondo me, alcuni nostri opere, alcuni nostri beni, alcuni nostri monumenti, che sono dei punti monumentali, certo, e non mettere elementi di rete aerea sopra, secondo me tutto ne va a vantaggio, secondo me,
della vista, della bellezza, della fotografia, certo, dell'impatto, anche su questi ponti, anche perché mettere oggi la rete aerea comunque sui ponti, per cui i pali della rete aerea prevede uno scavo sul ponte. Quindi uno scavo anche profondo sul ponte. Allora, se noi possiamo evitarcelo, secondo me è meglio. Però è giusta la precisazione che i ponti praticamente già avevano un tempo la rete aerea. Oggi sui vari ponti, oggi dove passa il tram, c'è comunque la rete aerea. Però se ne abbiamo la possibilità con queste vetture più modali. Certo, perché andare a... Esatto. Allora, c'è un'altra domanda. Sarà previsto da subito l'asservimento semaforico o sarà anch'esso soggetto a dare precedenza alle auto come per ora e il resto della rete? No, ovviamente l'asservimento semaforico ce lo deve avere il trasporto pubblico. In questo caso sicuramente chiamerà il semaforo, come si dice. E, allora, volevo dire un'altra cosa, che sui due progetti che stiamo facendo, che spenderemo noi al MIT, per cui la tranvia dei Fori Imperiali e la tranvia e la TIGUA si baciano, diciamo, a Piazza Venezia, cioè sono collegati da due binari a Piazza Venezia. E perché? Perché quasi per binari di sicurezza, ovviamente. E per qualsiasi cosa possa succedere, ovviamente si può fare e ritornare indietro. Non ho detto una cosa invece sulla TIGUA, che secondo me a mio avviso è molto importante, che ci stiamo lavorando, che su via Gregorio VII, perché poi si parla sempre di depositi, mancano sempre i depositi, quindi abbiamo le vetture e tutti i depositi che noi abbiamo, un grosso problema che Roma ha su questo, sono sulla zona est, Prenestina e quella zona lì. E mancano i depositi, per cui è stata individuata su via Gregorio VII al largo Cardinal Micara un'area, praticamente oggi comunque ci sono già un parcheggio di bus, un parcheggio sosta e tutto, dove stiamo pensando di progettare, istituire sempre nell'ambito di questo progetto un deposito tranviario, perché ad oggi i depositi non ci sono e mancano, per cui anche nelle varie opere che noi stiamo facendo, nelle varie progettazioni, perché si è parlato anche nelle busse della tranvia Marconi, anche lì si pensava era obbligatorio, ovviamente, dopo Ponte Marconi studiare l'area dell'ex cinodrome per un eventuale deposito. Perché non ci sono depositi, oggi i depositi sono tutti localizzati in quella zona, nella parte est della città. E questo è una cosa molto importante, perché ospiterà, non tutte le vetture, praticamente dovranno ritornare, fare chilometri a bordo, diciamo, per tornare al deposito. Ottimo, quindi questo è un valore aggiunto. Sì, è un valore aggiunto questo, è un valore aggiunto che tutte queste comunque tranvie che noi stiamo facendo, ma nello specifico queste due, perché passano proprio nel cuore della città, scambiano, come ho detto prima, l'ho chiesto praticamente l'ascoltatore, ha scritto e ho raccontato che scambiano, per esempio, la TIGUA scambia a Piazza Venezia o a Corso Vittorio, ma per esempio salendo su con la metro A, praticamente alla Piazza della Salle, alla sua goccia, e scambiano con tanti altri punti, con per esempio sua circolazione Cornelia, c'è tutto il parcheggio bus Cornelia, per cui si vengono a creare dei nodi di scambio che sono molto importanti, che sono vitali per il trasporto pubblico. Altre cose importanti che volevi dirci rispetto a queste opere? Io avrei una domanda per te, però usciamo un po' dall'ambito. Volevo capire questa passione verso loro, come nasce, perché tu sei specializzato sulla rete del ferro, quindi insomma è una cosa abbastanza particolare. Sì, sì, come nasce questa passione? Perché a Roma ce n'era tanta di rete su ferro, e secondo me la rete su ferro è una rete elettrica, una rete inquinante, è una rete che con nuovi tipi di armamento, di pacchetto armamento flottante, c'è antivibrazioni, fa sì che uno possa non sentire, non sente anche per il rotolamento delle vetture, che sia trasporto privato o che sia trasporto pubblico, su gomma, sulla pavimentazione.
Per cui è mobilità sostenibile, cioè a mio avviso, cioè nel senso che comunque è una mobilità nuova e poi tutto, no? Tutto il mondo, comunque la rete tranviaria con le nuove vetture anche a batteria è presente. Per cui, Quanti anni sono che ti occupi di questo? 20, 20 più anni! di 20 anni, Complimenti! più di 20 anni, diciamo, sta, quando c'era sta. E abbiamo cominciato con i progetti per le aree basilicali e tutto, abbiamo proseguito con la mobilità dolce, con tutta la parte ciclabile e poi con tutta la parte su ferro. Hai visto quindi tutta una serie di Sì, trasformazioni? E tantissimo. cosa ne pensi oggi di tutto quello che secondo te è stato fatto abbastanza? Manca ancora tanto a questa Si città? sta facendo tanto, si sta facendo tanto, stiamo facendo tanto, ovviamente, in tutta l'azienda, perché io nel mio piccolo ovviamente mi occupo di questo, insomma l'azienda sta facendo tanto, Roma sta facendo tanto, ma non è facile progettare e realizzare Roma. Roma è una città, la vediamo Roma, Roma è un museo a cielo aperto. E tu qualsiasi cosa vai a toccare a Roma, Scopri un mondo. scopri un mondo, intervengono talmente tanti fattori che fanno sì che il tuo progetto, che comunque deve essere perfetto, cioè perché andiamo a intervenire sull'archeologia, sul territorio, sull'architettura, ci scontriamo, poi scontriamo tra parentesi, perché non è così, anzi. Tutt'altro, con le sovrintendenze, con quello che c'è, col passato, una serie di cose, per cui realizzare e progettare a Roma intanto è un onore farlo, questa è la cosa bella. E poi stiamo vedendo questa città, devo dire, cambiare, perché la stiamo rendendo più accessibile, perché noi non stiamo solo facendo dei tranviari, ma stiamo anche ammodernando, per esempio, i siti di fermata tranviari. E faccio un esempio, tanti progetti e tanti rinnovi e tante esecuzioni di progetti e tanti cantieri ci sono sull'ammodernamento e l'accessibilità anche alle categorie ovviamente più basse, più fortunate, più meno abili ovviamente, e delle fermate tranviarie che ci sono oggi, intanto non sono accessibili, sono strette, non presentano scivoli per disabili, non hanno guide tattili per non vedenti. Per cui non si fanno solo questi, ma si ammoderna la città, oltre che fare nuove infrastrutture. Per cui E a rendere sempre tutto più accessibile. è Quindi tutto più. l'obiettivo è anche questo. L'obiettivo è che questa è tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria che si sta facendo e che si deve fare in questa città, che poi in continua evoluzione. Ah, sembra poco, perché poi sembra che quando tu fai alcune banchine tranviarie o pedali bus su gomma, perché poi è modernamente uguale, cioè il fatto che tu elimini una barriera architettonica da una parte o dall'altra è uguale, magari sembra che tu hai messo un scivolo disabile o un'altra cosa, sembra una cosa piccola, invece non è vero, perché tu rendi accessibile a tutti. Arriva un'altra domanda su Facebook, ci chiedono come verrà gestita la convivenza col cantiere della linea C sul Corso Vittorio. Sì, praticamente su, diciamo, non della linea C, sulle uscite della linea C, perché ovviamente le talpe stanno ovviamente sottoterra. Dov'è che, e lo possiamo vedere su Piazza Venezia o da altre parti, dov'è che ci sono le interferenze? Quando ci sono le discenderie delle metropolitane, praticamente. Per cui con Roma Metropolitane. Noi abbiamo il progetto della linea C e abbiamo inviato a loro il progetto della nostra tranvia, appunto per far sì che si sposino ovviamente le due, per evitare meno conflitti, soprattutto nelle fasi di cantiere. Benissimo. Quindi, allora, queste sono le opere, abbiamo detto, abbiamo parlato finora, che verranno realizzate, speriamo, nel minor tempo possibile. Opere future in programma. Calcolati, abbiamo 3 minuti, anzi 2 minuti e siamo in chiusura, quindi Passato, è è vero, volato, vabbè, per noi è perché sempre quando l'argomento volato. poi a me, insomma, mi appassiona. Sì, Certo. allora la rete su ferro non finisce qui, ovviamente, anzi, questo è l'inizio. Uno dei progetti che abbiamo portato avanti
e non è ovviamente in consegna in questo periodo, l'ho detto anche prima che mi appassiona molto, la Tramvia Marconi, Ok. praticamente. Praticamente è la prosecuzione, lo sfioccamento su Piazzale Flavio Biondi, all'incirca da quella parte via degli occhi di Cesare, di 35 Piazzale Sì. Flavio Biondi, della Tramvia 8, che scende giù, passa sotto gli archi dell'FS, praticamente della ferrovia, e da Piazzale della Radio si fa tutto Viale Marconi, che poi passa sullo stesso tracciato della corsia preferenziale di Viale Marconi, che è andato in gara. Per cui, a differenza della preferenziale Marconi, che prosegue più avanti, questa invece passa su Ponte Marconi, gira a sinistra perché si va a collegare praticamente alla fermata, dove avrà il capolinea, continuerà, il capolinea della metro di San Paolo. Okay. Abbiamo un'altra domanda, un minuto, vediamo se ce la facciamo a Sì. rispondere. Le reti esistenti a Roma, che sono in disuso, ce ne sono molte, verranno ripristinate e sostituendo con i binari? Sì, praticamente, allora Roma ha tanti binari che non sono stati tolti Sì. sotto. Fermami quando è finito il tempo, perché No, potrei andare tranquilla, tranquilla, ci oltre, possiamo anche prendere un minuto perché non costa niente. oltre a tranzo. No, vabbè, ci sono tanti binari già presenti. Comunque, di ammodernamento della rete tranviaria ATA, che sta in continuazione. Benissimo, ricordo a tutti di iscriverci a partecipazione@romamobilita.it. Noi vi aspettiamo lunedì prossimo, sempre alle 15, con un altro ospite eccezionale. Parliamo sempre di mobilità, siamo nella settimana europea della mobilità, quindi facciamo queste dirette proprio per dare maggiori informazioni sulle opere che si stanno portando avanti in questa città così bella che è Roma Capitale. Io ringrazio l'architetto Pierfrancesco Canali per essere stato qui con me oggi. Grazie Grazie a Pierfrancesco. voi. Grazie a voi tutti che ci seguite. Grazie.